In questi incontri con i relatori, cioè poi era nella loro reazione a quello che noi gli abbiamo proposto, era come l'occasione di riscoprire noi stessi, cioè cosa, il valore di quello che stavamo facendo, come il drammaturgo di ieri sera, Peter Hegele, che avevo scritto a tutti i teatri in Germania che hanno portano in spettacolo 1984 e ho trovato tipo 12 teatri che adesso lo mettono in scena e ho scritto a tutti loro e tanti ci hanno risposto chiedendo bene, bello, quanto ci potete pagare? E lì, vabbè, fuori perché non, i soldi ancora mancano. E c'era uno che invece ha risposto, bellissimo l'argomento, mi interessa, possiamo telefonare. E c'è subito questa telefonata, abbiamo parlato per un'ora sui contenuti, cioè sui temi che anche nel romanzo di Orwell vengono rilevati, come cioè la domanda della verità, l'importanza del passato, l'importanza cioè, questa scoperta di il desiderio di poter dire io quando sì, in mezzo al casino intorno, in mezzo alla confusione generale, casino non si dice, imparando, e dopo questa telefonata di un'ora ero io a dire a Hegele, devo dire che in tutto questo entusiasmo che stava per e che era evidente anche da parte sua, ho detto devo avvisare adesso che i soldi non li abbiamo. E lui invece di spaventarci davanti a questo si è esaltato ancora di più dicendo che bello che ci sono ancora delle persone che non iniziano con i calcoli ma mettono tutto sul fascino del bello e confidano nel fatto che poi questo bello si farà valere anche economicamente. E dopo questo mi ha detto, fino ad adesso ero ancora scettico perché è la data e il giorno dopo la nostra premiera. E ha detto, ma dopo tutto questo cioè io voglio venire e io voglio convincere i miei attori di venire il giorno dopo la premiera, che è il giorno santo di solito per gli attori. E secondo me ieri sera il dialogo con loro era, cioè proprio si è visto anche il frutto di un cammino di questi anni che pian piano con ogni edizione del Rhein Meeting abbiamo imparato che non dobbiamo avere la preoccupazione che la gente che viene dice poi le cose con il sigillo dell'ortodosso e questo è sicuro e lo possiamo comunicare al mondo. Non è la nostra preoccupazione, ma quel che ci interessa è incontrare degli uomini che hanno le stesse domande come noi e partiamo da queste domande e verifichiamo insieme la risposta che noi abbiamo intravisto.